Mister Helmet, il tabloid motori, è uno stand agitato questo qui della Bimota con Andrea Bertelegni che si occupa di tenere lontani i molestatori e di avvicinare i giornalisti. Parliamo di Bimota che quest'anno è bella impegnata, dicevo prima, raddoppio dello spazio espositivo, un sacco di novità che hanno fatto, a cui hanno dato più risonanza agli altri quasi che voi. In effetti sì, ti anticipo dicendo che lo spazio appunto è quasi raddoppiato da 120 a 200 metri quadri e più che allontanare gli scocciatori tra lontani giornalisti, tra lontani giornalisti, ma non possiamo farlo, quindi parliamo con la stampa. Il nostro rapporto con l'EICMA è un rapporto bellissimo, ormai da 2 anni siamo tornati stabilmente in questa fiera, la prediligiamo anche ad altre attività europee di fiere, quindi siamo su questa e portiamo qua le nostre novità, le cose più importanti. Quest'anno abbiamo voluto un pochino anche noi strafare, in realtà sono tutte moto già esistenti, che già ci sono, non sono maquette, non sono prototipi, tranne una che vedremo dopo, e sono moto destinate a tutti i mercati italiani, esteri, europei, asiatici e americani, quindi stiamo lavorando abbastanza bene, dai. Voi fate i numeri di nicchia perché si sa che la Bimota costa un po' di più, è curata un po' di più, ha una storia artigianale, forse siete rimasti gli ultimi a fare le moto come le piccole case storiche, no? In Italia siete solo voi che poi dopo fate anche le corse, cioè voglio dire siete abbastanza attivi, ma non per questo assemblate e basta. Io parlerei della compressore subito. Bimota è una fabbrica molto piccola, ci definiscono sartoriali, ci paragonano a situazioni analoghe nell'auto, è una fabbrica rimasta piccola, volutamente piccola, è l'unica azienda completamente made in Italy dove la proprietà, la produzione, lo sviluppo, il design è tutto fatto in Italia. Cerchiamo di fare il nostro meglio per mantenere quello che è lo stile di produzione e la qualità del made in Italy vero nel mondo. Ne siamo abbastanza orgogliosi, le nostre moto sono molto particolari perché abbiamo una profusione di carbonio, di magnesio, di particolari ricavati dal pieno, di tutti questi vari molto pregiati che fanno di ogni bimota in realtà una singola serie limitata per ogni moto, perché ogni moto può essere personalizzata con ancora dettagli che la rendono ancora più preziosa, quindi parecchie modifiche sono fattibili e quindi la moto è sempre molto esclusiva, fatta completamente a mano dove un uomo monta una moto, quindi in bimota è possibile, questa è una cosa che nelle moto siamo gli unici al mondo a fare, conoscere fisicamente la persona che ha costruito la tua moto. I famosi pellegrinaggi in bimota dove si fa a volte fatica a trovare la fabbrica perché uno si aspetta la fabbrica, invece è quasi un atelier. Esatto, il pellegrinaggio alla Bimota continuano tutti gli anni, specialmente in concomitanza delle stagioni estive, delle gare importanti su Misano, noi siamo a Rimini, quindi abbiamo tanti amici che arrivano da tutta Europa in moto e fanno una cappatina a visitare la Bimota, non senza problemi logistici per noi, ma con tanta passione cerchiamo di far vedere a tutti la fabbrica. Allora, tu a tutti i costi stai cercando di non parlarmi della Tesi manubrio alto, della compressore, che è una moto della nuova partnership con BMW, lì avete esposto qualcosa che assomiglia a un mock-up, anche se la moto è vera, ma insomma c'ha qualche elemento old style di una 500V, qualche faro improbabile di vecchia memoria, però era giusto perché BMW vi ha onorato con tanta attenzione, quindi bisognava assemblare un qualcosa che però è già in progettazione. Ma tu, se non mi vuoi parlare delle tue moto, me lo puoi dire, così io vado, che ne so, che tipo sei da un altro, cioè vado da Borino, dimmi. Ma se vuoi parliamo delle moto, non c'è problema. Allora, intanto parliamo subito da BMW, quella che vedete qua in EICMA è veramente un mock-up, è un'idea soltanto perché Bimota a suo modo voleva far vedere la partnership con BMW. È una partnership nata in tempi recentissimi, BMW ci ha fatto vedere i motori pochissimo tempo fa, noi non potevamo non esporre nulla ed esporre solo il motore. Quindi i ragazzi a Rimini a tempo di record hanno inventato una moto, un prototipo che è stato sviluppato e creato, ma che sarà molto diversa dalla moto vera che vedrete, ve lo annuncio ufficialmente l'anno prossimo qui all'EICMA. Per la DB11 WLX abbiamo utilizzato il motore l'1198 testa stretta 11 gradi di Ducati, che già equipaggia con questo 4 valvole, già equipaggiamo la DB9, la DB11 adesso, la DB12 Biturris che presentiamo qua in EICMA e la DB8 Italia. In questa versione però abbiamo voluto un pochino strafare spingendo il motore a nuovi livelli, a nuova importanza, portandolo tramite un compressore volumetrico basato su un sistema Vite Sprintex sviluppato da Bimota nell'ultimo anno, che è stato un bel lavoro di sviluppo da parte dell'azienda. Abbiamo portato questo motore a sviluppare 191 cavalli dai 162 di partenza. Non è male però.
Anche adesso ti faccio ridere perché dico, i ragazzi dei motori sono stati bravi. So che tu non li vuoi chiamare così, però io sono un bastardo e quindi ti volevo tirare in mezzo a questa cosa. Beh, i ragazzi dei motori hanno lavorato benissimo, i nostri elettronici, i nostri tecnici hanno fatto ore e ore di banco prova, di lavoro, hanno fatto delle nottate per fare rendere al meglio questa soluzione e oggi abbiamo una soluzione che è eccezionale. Ci tengo a dire che siamo l'unica azienda al mondo che produrrà una moto di serie con un compressore volumetrico. Di serie si va per dire perché in realtà pochi possono ambire per tanti motivi, sia perché non fate i numeroni, come anche se uno, sia perché insomma... Non capisco cosa tu voglia dire. Va bene, dai, il prezzo, vabbè, ok. No, però adesso il prezzo è alto, però un motivo c'è, se no altrimenti se uno, la vera serie è un'altra cosa. Voi fate sartoria motociclistica. Poi c'è la Tesi manubrio alto. Ovviamente è una battuta perché sappiamo che il nostro prodotto ha un prezzo che non è equiparabile al mercato normale. È chiaro che una bimota esce dal nostro atelier ed è completamente già in carbonio, ha tutti i materiali in carbonio, ha magnesio, agli scarichi che possono essere, se servono all'uso racing, col completo in titanio sviluppato da Arrow, che è di una leggerezza e una resistenza incredibili. Ci sono delle cose che rendono molto uniche, in particolare le bimota. Chiaramente il costo è rapportato al tipo di materiali utilizzati e all'utilizzo che ne vengono fatti. Per fortuna voi vi guardate bene dall'inserire qualsiasi diavoleria elettronica che tolga il rapporto diretto uomo-moto, e ormai siete rimasti in pochi a fare queste cose qui, e questo è un altro punto di forza di Bimota, no? Bimota ha sempre avuto una clientela molto appassionata e non di neofiti, in questo senso sono persone molto esperte che scelgono questo marchio, un po' perché il prodotto va conosciuto, perché non è conosciuto nei canali extra moto se non dagli appassionati, e un po' perché è una moto un po' particolare sia come costo sia come utilizzo. In questo caso, quando si parla di componentistica elettronica, i nostri appassionati storcono il naso perché vogliono sentirsi loro a gestire la moto, anche se obiettivamente a breve dovremo inserire quantomeno l'ABS, perché è un dispositivo di sicurezza che diventerà tramite norma europea obbligatorio su tutte le motociclette tra qualche tempo, quindi ci adegueremo a quanto richiesto. In quel caso probabilmente ci sarà qualche opzione di elettronica per chi dovesse chiederla, ma di base non ci piace moltissimo l'elettronica di gestione, ecco. Allora, io chiudo così: per riconoscere una bimota con il motore che ha dentro, la D è Ducati, una volta c'era la S, adesso forse ci sarà una B davanti, e per il resto ti guarda, veramente è stata una lotta a lavorare qua, perché ho dovuto spingere la gente, bloccarla, ci passava in mezzo, veramente c'è cioè, uno sgomitare in questo stand che è segno della passione. Chiudo così: ci avessero anche i soldi sti qua, sarebbe perfetto. Beh, i clienti che hanno i soldi ci sono e si vedono, cerca di non farsi vedere, ma ci sono, i nostri clienti sono appassionati. Tra l'altro chiudo anch'io dicendo che Bimota continua a crescere nonostante il mercato sia in flessione continua. Noi cresciamo specialmente nei mercati esteri, si lavora tanto bene, tanto forte, con nuovi importatori, grazie, con nuove attività, con nuovi lavori, nuove aziende che ci sono, ecco. Così imparano gli altri a fare le moto qualunque. Grazie Andrea Bertelleni, ci vediamo presto.